Thomas. La trasmissione tecnologica di OK Radio. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di OK Toms, qui in compagnia del vostro Robert Hunt di Toms Hardware. Saluto subito DJ Stay in regia. Ciao. Ciao caro, tutto bene? È andato bene questo weekend festivo, weekend lungo. Tu? Bene. Tu è andato bene? Sì, sì, sono stato. La festa, tutto a posto. Ah, vero, ho fatto anche la festa, sono divertiti musica. Tutti. Musica un po' commerciale, poi però andando avanti col tempo sono andato anche verso la techno. Ah, ok. Andava quindi, bene quella musica sì, che ti avevo dato. L'hanno apprezzato, okay. Non ti preoccupare. E saluto anche il nostro Andrea Ferrario che è venuto a trovarci per questa puntata di oggi. Aspetta che prima ti apro il microfono. Io non mi sento, adesso mi sento, okay. Ecco, ciao a tutti, ciao. È da tanto che non ti vedo, quindi non sono abituato ad aprire il microfono. Si è già rotto il microfono. Bene. Si è rotto. E ci parlerà oggi, parleremo una puntata di videogiochi, visto che questo weekend è stato molto importante per questo settore. Ci sono state i Video Game Awards, che sono praticamente una sorta di Oscar dei videogiochi. Poi c'è stato un evento di Sony per commemorare il 20° anniversario di PlayStation, per cui tante novità. E poi appunto, visto che approfittiamo della presenza del nostro Andrea Ferrario per farci raccontare qualcosa sull'Oculus Rift, il visore per la realtà virtuale. Davvero? Che, sì. Devo raccontare, sto già male solo al pensiero. Bravo. Perché questo è proprio il punto bene, fondamentale. Ne parleremo a fondo, ma prima vi ricordo che potete contattarci al numero di telefono 0331 15 86 900, via mail diretta a @okradio.it, Skype OK Radio Web, Facebook è uguale OK Radio Web, Twitter @okradio_it e il numero di WhatsApp 393 82 57 760, che potete vedere anche in sovrimpressione. Bene, direi di partire allora con gli Oscar dei videogiochi. Per commentare un po' queste decisioni dei giudici, ci sono stati sia i premi assegnati dalla giuria più altri riconoscimenti invece dai fan. E il premio, partiamo subito col pezzo grosso. Vediamo quante cavolate vengono fuori. Ecco, dai vediamo. Partiamo. Allora, il premio per il gioco dell'anno è stato vinto da, rullo di tamburi, Dragon Age Inquisition, il gioco di ruolo di BioWare pubblicato da Electronic Arts, e ha sconfitto la concorrenza di Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone, Heroes of Warcraft, il gioco di carte che ha appassionato tutta la redazione di Toms Hardware, o quasi, e L'ombra di Mordor, cioè la terra di mezzo, L'ombra di Mordor. Quindi diciamo che cioè, mi sembra quasi una classifica in cui metti le utilitarie contro le fuoriserie, sì, contro le berline, le station, cioè un minimo, cioè sono giochi completamente differenti. Sì, non c'entrano. Poi Bayonetta, che due, che è solamente per Wii U. Un'esclusiva, sì. Mentre gli altri, bene o male, vabbè, c'è dentro un po' di multipiattaforma, anche Hearthstone che... Ma quali erano i punti? Cioè, su cosa veniva valutata? Questa è bella domanda, dovremmo chiederglielo Fidatevi. A chi ha fatto le nomination, soprattutto, hanno incluso, sì, tutti i giochi del 2014, però diciamo che c'entrano un po' una scarpa una ciabatta, come si suol dire, in effetti. E fra questi, però, devo dire che guardando le nomination, devo dire, mi trovo d'accordo con la giuria. Forse l'unico gioco che avrebbe potuto impensierire un po' Dragon Age è L'ombra di Mordor, La terra di mezzo, perché gli altri diciamo non sono, anche Dark Souls 2, sì, e non bello. C'è Assassin's Creed. No, è Assassin's Creed, guarda, con cui c'ho sempre quella No, esatto, il nostro fan purtroppo non sarà contento, perché Assassin's Creed non si è portato a casa neanche un premio. E anche di nomination. Il premio della ripetitività, forse. Cioè, sì. Se c'era quello. Adesso si incavola quello. No, stiamo scherzando. Ovviamente, però, bisogna notare che in effetti ha conquistato ben poche nomination e ancora meno premi, vale a dire zero. Per cui un motivo ci sarà, diciamo. E andiamo avanti, dai, parliamo adesso dello sviluppatore dell'anno, che anche questa è una scelta un po' curiosa, perché non credo che abbia avuto così tanti meriti, e meno questo non sono troppo d'accordo. Ma morale, titolo di sviluppatore dell'anno l'ha vinto Nintendo, sconfiggendo la concorrenza di Blizzard, di Monolith, che è il team che ha fatto L'ombra di Mordor, Telltale Games, che sono quelli dei vari The Walking Dead, il gioco, anche The Wolf Among Us, o anche il recente Trono di Spade, sempre quelle avventure grafiche molto divertenti, e Ubisoft Montreal, che vabbè, sono gli sviluppatori di Assassin's Creed Unity. Questa era la lista di candidati, e ha vinto Nintendo. Che rispetto a tutti gli altri, cioè, sono dei pezzenti gli altri, no? Mario Kart invece, cioè, tutta questa innovazione, cioè, si vede, sì, no? Probabilmente. Beh, però forse c'è un motivo, no? Perché dopo anni e anni e anni di stessi franchise che continuano a rimescolare, continuano a vendere. Esatto, allora quindi dici,
siete talmente bravi che riuscite a vendere qualcosa che abbiamo già visto 20.000 volte e quindi dovete, allora, dovete vincere il titolo di sviluppatore dell'anno. Fra l'altro, anche a proposito di Mario Kart, devo dire che è stato molto apprezzato, si porta a casa ben due premi, quindi forse anche per quello, dici, l'hanno premiato a Nintendo per Mario Kart. E si porta a casa Mario Kart il titolo di miglior gioco sportivo o di corse. Hanno raggruppato, sì, giochi di sport e giochi di corse in una sola categoria. Infatti Mario Kart ha sconfitto la concorrenza di FIFA 15, che è un gioco di calcio, Forza Horizon 2, un altro gioco di macchine, NBA 2K15, che è 2015, che sono il basket, invece, e Trials Fusion, un gioco di moto. Per cui, vabbè, diciamo, anche in questa categoria hanno accorpato tanti generi. Voglio dire, un titolo così simulativo come Mario Kart vale la pena premiarlo. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Beh, forse per gli appassionati di corse quest'anno è stato un po', diciamo, un anno un po' strano. C'è stato, vabbè, forse perché non conta nemmeno la release di Assetto Corsa, che potrebbe... Che è in giro da una vita, Forza è uscito alla fine dell'anno scorso. E c'era Horizon 2, infatti c'era Horizon 2, non che c'era Motorsport 5. The Crew e gli ultimi sono forse non ancora... No. Non hanno ancora fatto in tempo, insomma, ad entrare The Crew è uscito all'inizio di dicembre, per cui... Una nomination un po' strana, forse anche per quello che hanno deciso di, appunto, accorpare, metterci neanche dentro FIFA 15 e anche l'altro gioco di sport di calcio. Neanche di Project basket. Cars è entrato. No, nemmeno Project Cars, nemmeno The Crew, per cui davvero un po' con l'amaro in bocca ci lascia questa decisione. E però stavamo parlando di Mario Kart 8, che ha vinto anche il premio come miglior family game. E su questo, vabbè, dai, diciamo che sono abbastanza d'accordo. Si tratta di un gioco che comunque raggruppa grandi, piccini, permette di divertirsi proprio con la famiglia, soprattutto adesso che arriva Natale. Se avete comunque una console di Nintendo, infatti è quello il differenziante, secondo me, il fatto che la Wii U è fatta per essere giocata in società, in esatto genere. Bene, e quindi almeno questo titolo, dai, questo premio glielo concediamo, dai. E che altro? Allora, vi parlo del miglior gioco indie vinto da Shovel Knight, che è un platform strano dove c'è questo protagonista che va in giro, come dire, con non mi viene il termine tecnico, con una pala, ecco, diciamo, con una pala, esatto, sì, armato, Shovel, vabbè, sì, Shovel, sì, un'armata di pala, serve per scavare, andare in giro, recuperare tesori, eccetera. È un gioco molto strano, molto divertente, però diciamo che la concorrenza qua era molto serrata, perché c'era Broken Age, Monument Valley, che è un titolo molto apprezzato su iPhone, su dispositivi iOS, The Vanishing of Ethan Carter e soprattutto Transistor, un gioco di ruolo indipendente, davvero, che mi dispiace che non abbia vinto questa produzione. Breaking news. Breaking news. Su Shovel Knight leggo adesso che Kratos, sì, farà parte della versione 2015 come boss di Shovel Knight. Ah, bene, quindi ci sarà una comparsata del protagonista di God of War, il buon Kratos, che farà il super boss. Però devo dire che sono un po' non titubante, perché comunque sì, è un gioco carino, simpatico, però avrei premiato Transistor, perché personalmente preferisco questo gioco di ruolo sviluppato dallo stesso team di Bastion, davvero molto talentuosi, una colonna sonora bellissima, una direzione artistica molto ispirata. È un vero peccato che non abbia vinto. E proseguiamo, andiamo spediti, perché ci sono talmente tanti premi, se no qua non facciamo in tempo. Allora, la miglior narrazione va a Valiant Earth The Great War, un gioco di Ubisoft, e si tratta di una specie di action adventure, una raccolta di minigiochi, una roba un po' strana, inventata ai tempi della prima guerra mondiale. Davvero, sì, una storia carina, devo dire, ma addirittura vincere il premio come miglior narrazione. Per esempio c'era i vari titoli di Telltale, che mi sembrano dei candidati più ideali per vincere questo premio, che appunto erano in lizza anche loro per vincerlo, come The Walking Dead la seconda stagione o The Wolf Among Us, che vi ho citato poco fa, e c'era anche South Park il bastone della verità e Wolfenstein The New Order. Cioè, quindi davvero South Park, gran gioco che South insegna Park, sì, tante di quelle, un maestro di vita proprio, veramente un gioco, un titolo divertente davvero molto apprezzato, e al di là del fatto che è South Park, quindi è un po' stupidino, però è proprio un vero proprio gioco di ruolo, cioè, sì, un RPG fatto e finito con tutte le dinamiche di South Park, quindi del
cartone animato 2D disegnato a loro modo. Quindi. Tra l'altro rimaniamo in tema di South Park, perché il co-creatore di South Park, Trey Parker, ha vinto il premio come miglior performance, quindi come miglior doppiatore, traduciamo, perché appunto nel gioco South Park, il bastone della verità, ha prestato la voce a diversi personaggi dei mitici protagonisti di South Park, come in lingua originale dopo tutto, perché è uno dei doppiatori che presta la voce a tanti personaggi di questo cartone, e appunto ha vinto come miglior prestazione, battendo fra gli altri Kevin Spacey per Call of Duty Advanced Warfare. Faceva il cane? No, non faceva il cane, il cane era quello dell'episodio prima. Ho sbagliato con lo Duty, bravo, ho rischiato. Faceva il super cattivone Kevin Spacey, ma non ha vinto, non è stato abbastanza cattivo per sconfiggere la concorrenza del buon Trey Parker, che una scelta che, dai, sì, siamo contenti per questo. Ma sai, su questi premi dati dalla narrazione, secondo me è molto determinato il fatto che è un premio inglese, quindi in lingua originale. Alle volte noi non apprezziamo le localizzazioni, perché alle volte fanno schifo, definitivamente, e altre volte, non essendo la lingua inglese, forse alcune sfumature non riusciamo a coglierle. Sicuramente, infatti sono premi, ovviamente è bene ricordare, come diceva Andrea, che premi sulla narrazione, sulle prestazioni, sulla performance, proprio se li gode chi gioca il titolo in lingua originale. Quindi, se volete, potete dare un'occhiata, anzi un'ascoltata, alle voci originali, impostando la lingua originale, magari mettendo i sottotitoli in italiano. Una scelta che molto spesso vi salva anche da doppiaggi veramente di infima fattura, anche se in alcuni casi, diciamo, soprattutto recentemente, il doppiaggio italiano nei videogiochi sta cominciando a salire un pochino di livello. Cos'era quella cavolata che c'era in Skyrim, che avevano tradotto il nome di un incantesimo che ti faceva danno con un nome che ti faceva... sembrava che ti ridasse la vita. Sì, abbiamo fatto qualche fail tipo clamoroso. Fiammata di vita, una cosa del genere, un fail tremendo. Tu dicevi, ah, che figato, questo mi ridà la vita. E autoesplodevi, bene. Approfondiremo cercando altri fail delle traduzioni. E andiamo avanti, parliamo un po' di Destiny, che diciamo aveva tante nomination, però non ha vinto soltanto quelle su un po' minori, diciamo. Ha vinto come miglior colonna sonora, grazie anche al brano originale composto da Paul McCartney, per cui, dai, diciamo che aveva un po' una strada spianata, battendo titoli come Alien Isolation, Child of Light, Sunset Overdrive e Transistor, che vi ho citato prima. Davvero una bella colonna sonora, però non abbastanza bella da battere Destiny. E poi, che altro, ha vinto premio Destiny come migliore esperienza online, battendo Call of Duty Advanced Warfare, Dark Souls 2, Hearthstone e Titanfall. Io devo dire che, in quanto appassionato del gioco, sono d'accordo, perché nonostante sia stato molto criticato, l'azione è ripetitiva, è un titolo che sarebbe potuto essere davvero da 9 o da 9,5, e invece un misero 7,5 più o meno. Io sono così su quel gioco, perché è bello, è figo tutto, però a parte la ripetitività, la parte vera di crescita del personaggio esiste poco, effettivamente. Però essendo un massive, non è che si può fare tanto, cioè, no, alla fine... soprattutto è una qualcosa di lungo, diciamo. Io, per arrivare dove sono adesso, ho investito più di 2 giorni della mia vita a giocare a questo gioco, e devo dire che non so, mi piacerebbe anche trovare il tempo di giocare ad altro, ma poi alla fine dei conti, quando torno a casa, dico vabbè, dai, faccio una partitella a Destiny, lo accendo e mi ritrovo con i miei amici, ed è sempre molto divertente. E forse anche per quello, giocare online è migliore esperienza online, proprio perché ti ritrovi a giocare online con i propri amici, e sotto questo aspetto Destiny è davvero divertente, posso confermarlo. Bene, e che altro, passiamo a categoria miglior remastered, che è una categoria, diciamo, affollata, visto che in questo periodo pieno di giochi vecchi riciclati, possiamo chiamarli così. Beh, il vincitore su tutti è GTA 5, e siamo d'accordo, perché hanno fatto veramente un remaster di qualità, hanno aggiornato la grafica, inserito nuovi contenuti, hanno aggiunto la visuale in prima persona, davvero tante tante cose, e ha battuto la concorrenza di Halo The Master Chief Collection, per tuo dispiacere, Andrea, che so che sei un grande appassionato della saga. Vabbè, però lì già giugi fatto in prima persona, come se fosse un gioco completamente nuovo, e ti fa la differenza. Sono d'accordo. E poi, che altro, ha battuto la concorrenza anche di Pokémon Rubino Omega Zaffiro Alpha, che sono due remake anche quelli. Sì. Vabbè, dai, i Pokémon sono intramontabili anche loro, E poi, che altro, The Last of Us Remastered e Tomb Raider la Definitive Edition. Sì, anch'io devo dire che fra queste, diciamo che il migliore è sicuramente GTA 5.
E poi che altro? Andiamo avanti un po' spediti, se no qua non facciamo in tempo, vi devo già salutare. Allora, il miglior sparatutto, Far Cry 4. Batte la concorrenza di Call of Duty Advanced Warfare, Destiny, Titanfall e Wolfenstein. Devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo, sì. Non ho ancora avuto tempo di giocare. Giocarli. Beh, devo dire Destiny, sì, bello sparatutto, ma non il miglior dell'anno. Comunque Call of Duty è Call of Duty, sì, l'ha migliorato un pochino, ma è sempre la solita roba. Far Cry 4 è uguale a Far Cry 3 sostanzialmente, però Far Cry 3 era un gran bel esatto, gioco. Esatto, a noi è piaciuto tanto Far Cry 3, è piaciuto altrettanto Far Cry 4, è diventato più grande, più grosso, più incasinato del 3, per cui quello che basta fargli acquisire il titolo di miglior sparatutto. E poi che altro? Miglior gioco d'azione, vince La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, sbaragliata la concorrenza di Assassin's Creed Unity, Alien Isolation, Bayonetta 2 e Sunset Overdrive, che anche qua in realtà Sunset Overdrive lo spara che tutto. Che categoria è questa? Miglior Action Adventure. Ah, perché Alien Isolation? È un survival horror, sì, però... Stai nascosto per i 25. È un'avventura, un'avventura dell'orrore, forse per quello la intendevano così loro. Beh, devo dire, ci ho giocato un po' La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, devo dire, molto divertente. È quello che sarebbe dovuto essere Assassin's Creed Unity quest'anno. C'è un gioco vasto, divertente, con la possibilità di uccidere di nascosto, di passare alle armi bianche. E non lo è. Eh no, peccato perché non lo è, Unity. Esatto, Unity non è riuscito a soddisfare le aspettative, mentre La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor è anche saltato un po' fuori dal nulla, diciamo. Era il titolo che non si aspettava nessuno. Sì, si pensava che fosse un po' un seguito di Battle for the North o qualcosa del genere, il primo. Esatto, insomma, un gioco di ruolo, invece hanno tirato fuori. In verità è cambiato molto, ci cioè hanno aggiunto esatto. Tanta carne al fuoco e il risultato non male. Sì, poi soprattutto per tutti gli appassionati di... E poi settimana prossima esce... Il terzo episodio dello Hobbit, lo ricordiamo, visto che siamo in tema un po', quindi ricordatevi un attimo da vedere. Sicuramente andremo a vederlo in quanto appassionati delle opere di Tolkien. E scusa, devo fare un'altra cosa, e leggete su Toms il mio reportage direttamente dalla Nuova Zelanda che ho fatto un anno e mezzo fa. Finalmente ho potuto pubblicare tutto perché mi hanno imbavagliato con un NDA di un anno e mezzo, e potete leggere tutto su le curiosità su come è stato fatto il terzo capitolo dello Hobbit. Con tante interviste al cast, tanti retroscena, tutti, davvero un bel articolo, l'ho letto con molto piacere, anche in quanto appassionato sia di Tolkien che del film di Peter Jackson, se non sbaglio. Peter Jackson. Non divaghiamo, magari ne parliamo un pochettino bene, più sotto esatto. La data. Faremo anche esatto, magari la puntata dedicata proprio a questo. E siamo in chiusura di puntata, per cui non ho fatto nemmeno in tempo a dirvi tutto. Beh, Dragon Age Inquisition vince anche il premio come miglior gioco di ruolo. E mentre miglior gioco di lotta, Super Smash Bros. Per Wii U, molto divertente. E il resto ve li abbiamo detti. Ah, vi segnaliamo invece che per i premi assegnati dai fan ha vinto The Witcher 3 Wild Hunt come il gioco più atteso di tutti. Quindi sconfitta la concorrenza di Batman Arkham Knight, Uncharted 4, Evolve, Bloodborne. Quindi davvero, vabbè, su questa lista devo dire che è veramente il più atteso di tutti. E noi scrivendo notizie quotidianamente lo sappiamo, visto che ogni volta che parliamo di The Witcher 3 tanti commenti, la risposta del pubblico sempre molto molto alta. E mi dispiace che questa puntata non faccio in tempo a dirvi altre curiosità, ma ce le terremo. Posso parlarvi dell'Oculus domani? Esatto. Domani e dopo, dai. Va bene, dai. Magari ce lo porterai anche se riesci a smontare quello che... È dura, però iniziamo con le prime impressioni, dai, e poi vediamo il resto. Okay. Anche perché lo si vede poco così, quindi. Sì, in effetti bisogna provarlo più che vederlo. Sì. Ebbene, con questo saluto te Andrea, grazie per essere stato ciao, qua. Ciao a tutti. Ciao, caro DJ Ste. Ciao. E ciao a tutti.